Sono stata coinvolta in reparto più di una volta su un problema di adesione alle cure. Adolescenti che rifiutavano completamente qualsiasi tipo di intervento, bambini recalcitranti che arrivano a mordere le infermiere perché non vogliono fare la... preadolescenti in una fase di aggravamento nonostante insomma, la cura fosse quella giusta e nonostante ci fosse tutto un aspetto apparentemente positivo. Solitamente chi mi interpella lo fa con un duplice scopo, no? Quello di intervenire direttamente sulla situazione, sui genitori, sul ragazzino, e anche poi per sapere che cosa fare come medico, come infermiere, quindi cosa c'è sotto da una parte e come porre rimedio dall'altra. Quindi diciamo, come tradizione, io cerco di fare delle riflessioni che partono da sollecitazioni così dal vivo, e poi cerco di restituirle perché sia un patrimonio di tutti. Quindi parlo di compliance. Parlo dell'adesione alle prescrizioni, no? Come l'unico fattore vero di successo per le cure, perché le cure ovviamente sono importanti ed è importante azzeccare, no? in alcuni casi anche in maniera sperimentale l'approccio alla cura, ma è ancora più importante poi quando la famiglia torna a casa fare esattamente quello che il medico ha chiesto di fare, ha detto di fare, e anche come comportarsi rispetto ad alcune situazioni specifiche. Tanto sappiamo che l'errore più comune, diciamo, anche che riguarda tutti noi, no? Deriva dalla mancata compliance rispetto alle cure. Chi è che non ha terminato la cura antibiotica al terzo giorno perché era passata la febbre, anche se la prescrizione parla minimo 5-6 giorni? Chi non ha esperienza di anziani che dicono ma oggi la pressione va bene, non prendo? Quindi è una cosa abbastanza naturale, no? Una certa deriva verso il non prendere farmaci. E il problema quando abbiamo a che fare con i nostri figli è fargli prendere medicine, fargli seguire una dieta particolare, fargli rispettare delle regole, può essere complicato. Una delle cose che ho cercato di fare è di vedere nelle varie fasce di età che cosa fare e perché comportarsi in un certo modo. Una cosa importante che dico subito è: quanto più ci identifichiamo col bambino, quanto più diventa difficile fargli rispettare le regole. Cioè, se io penso, oh, poverino, deve prendere questa medicina che puzza, che fa schifo, che l'ago gli farà sicuramente male, cioè quanto più sento il contatto con queste cose, quanto più sarà difficilissimo. Però ancora più difficile, almeno nelle patologie che vediamo, è essere regolari, diciamo così, nella somministrazione delle medicine quando disturbo è invisibile. Cioè, un conto è dire hai male e quindi prendi questa cosa che ti farà stare meglio, e un conto è nei lunghi periodi in cui fortunatamente i nostri bambini non hanno grosse difficoltà, grossi disagi, continuare, no? Ci sono alcuni farmaci che vanno presi regolarmente, settimanalmente, no? Senza sgarrare, no? E questo diventa un po' più difficile, no? Perché non si sente l'esigenza. E diventa ancora più difficile se il farmaco ha degli effetti collaterali indesiderati, per esempio. Quindi come fare? Come possiamo regolarci? Intanto, diciamo così, si inizia dalla regolarità, no? I bambini sono abitudinari, se noi siamo abbastanza capaci di essere regolari nelle somministrazioni, in questo senso aiutiamo a rendere automatico un processo.
È importante, vabbè, ma in questo ci aiutano i nostri medici, studiare la soluzione più giusta, se l'iniezione, se uno sciroppo, se la triturare le pastiglie, ecco, in modo che ad ogni età si rispetti, diciamo così, la capacità del bambino di assumere i farmaci senza grosse difficoltà. Però la cosa di cui mi occupo io invece è la capacità di comprendere la malattia, perché inizialmente, diciamo fino ai 3 anni, il bambino non percepisce la malattia in quanto tale, tuttavia può presentare delle reazioni spiacevoli agli interventi di cura, può piangere se gli facciamo l'iniezione, oppure può, insomma, essere disgustato dal gusto dello sciroppo, oppure se lo separiamo dalla mamma, ecco. Però in quanto tale il bambino fino a 3 anni non ha cognizione di malattia. Dai 3 ai 4 anni invece comincia la prima reazione alla malattia, che solitamente è caratterizzata da una regressione, cioè da un tornare indietro rispetto a competenze acquisite. E quindi allora il bambino magari ha più bisogno di stare in braccio, ha più bisogno di essere accudito, magari peggiora il suo linguaggio rispetto a competenze già acquisite rispetto alla parola, rispetto al movimento, eccetera. E questa, diciamo così, è una fase transitoria. Nella maggior parte dei casi si tratta di un momento. Noi osserviamo magari nel ricovero alcune situazioni che le mamme poi ci dicono: ma è strano, perché questa cosa la faceva, adesso non la fa più. Tendenzialmente poi si ritorna ad essere efficaci come prima, una volta rientrati a casa e una volta risolto il problema. È anche vero che rispetto ai quadri diagnostici che vediamo, quindi alle malattie croniche che vediamo nel reparto, i bambini cominciano già ai 3-4 anni ad avere delle reazioni molto diverse, sia rispetto al carattere, sia rispetto a una, come dire, a una comunicazione anche con i genitori, e quindi ad essere oppositivi nei confronti della cura, nei confronti della malattia stessa, quindi ad essere molto agitato, molto collerico, insomma. Oppure essere sottomessi, quindi assolutamente a subire qualsiasi tipo di cose senza, come dire, senza ribellarsi mai. L'obiettivo dei medici, genitori e bambino è quello di arrivare a una collaborazione. Però, ripeto, l'ho detto all'inizio, è un obiettivo, è qualcosa da costruire, da raggiungere con un preciso percorso, che è quello di riuscire a spiegare, no, con le parole giuste, con l'atteggiamento giusto al bambino che ha bisogno di quella cosa per quell'altra cosa. È l'età scolare forse quella che osserviamo con più numerosità, e diciamo che in questa fase i bambini sono anche quelli in una fase delicata in cui riescono a fare delle regressioni anche più pesanti, diciamo, di quelle dei bambini di 3-4 anni. Bambini che si chiudono, bambini che non possono più stare separati dalla mamma ed essere molto diversi da come prima di entrare in ospedale. E questo diventa un po' una sorta di chiave identificatoria, cioè da lì il bambino viene identificato come il bambino che è malato, e siccome è malato non è più come prima, non è più capace o in grado di stare con i suoi compagni nella maniera in cui ci stava prima. Quindi diciamo così, diventa una sorta di etichetta, no? Di quello che l'altra volta, l'anno scorso dicevamo: vediamo prima la malattia del bambino stesso, no? Il fatto che si comporti così è dovuto a quello, e quindi non si può ascoltare nient'altro.
Quindi il crescere, diciamo così, del bambino e della malattia va considerato come un accompagnamento. Ci sono fasi diverse, no? Possiamo spiegare a un bambino di 3-4 anni delle cose semplici, chiare e senza grandi pensieri filosofici, manca un bambino di 6 anni, fino a 11 anni, cioè finché il pensiero rimane un pensiero operatorio bisogna essere concreti, bisogna essere non troppo filosofici, bisogna dare al bambino un rapporto di causalità-effetto abbastanza rilevabile, no? Senza... e anche considerare, diciamo così, il discorso relativo alla cura farmacologica, farlo diventare pian piano una cosa normale. Perché questo? Osservo spesso nel reparto papà che comprano il mega gioco perché... per carità, io sono per l'eccezionalità e per la coccola, l'ho scritto, no? Però do due cose. Uno, che la coccola non necessariamente deve essere una cosa materiale, e l'altra è che noi ci inseriamo in un percorso di cronicità, quindi se oggi per un'infiltrazione do questo premio, domani non basterà più, dopodomani non basterà più, quindi chiaro, poi ognuno fa i conti in tasca con quello che ha, però credo che la parte importante da non perdere di vista è che molto spesso la cura è qualcosa che va normalizzata e va resa una situazione che colpisce questa famiglia e non un'altra, perché poi la difficoltà è questa, no? Perché io devo fare X ricoveri all'anno, invece la mia amica del cuore no. Chiaramente quando si va a scuola è questo il problema, no? Però siamo tutti diversi, no? Ci sono persone che fanno allenamenti perché sono bravissime, fanno degli allenamenti durissimi, e diventa una procedura automatica. Ci sono persone che devono seguire delle diete particolari, e anche questo diventa una procedura automatica. È chiaro che non è facile, è chiaro che non è tutti i giorni uguale, no? Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo alleviare i momenti difficili. I momenti difficili richiedono una cura in più, che non è soltanto farmacologica, ma è anche qualcos'altro, quindi quell'eccezionalità che dico, e ci sono invece i momenti in cui questa procedura non è in discussione, non deve essere messa in discussione. Qual è il momento più critico? È l'epoca adolescenziale, quando il bambino, tra virgolette, perché cominciamo ad avere dei 12-13 anni molto svegli, acquisiscono consapevolezza della malattia, ma anche delle cure che fanno, cominciano a leggere, a informarsi su internet, a guardare e a ricevere suggerimenti anche da pari, quindi non sono più i genitori o i medici ad avere la meglio, no? Spesso si interfacciano altre persone e vuole decidere. In questa età occorre fare il passaggio della responsabilizzazione, non c'è più il bambino a cui do il farmaco, c'è il bambino che deve, il ragazzino che deve passare a chiedere il farmaco, cioè a dire adesso è il momento in cui devo prendere la medicina. È chiaro che non è un passaggio dall'oggi al domani, anche qui ci saranno dei movimenti in avanti, dei movimenti indietro, no? come sempre, ma è evidente che il passaggio deve essere quello del adottare uno stile di vita, perché è quello il percorso della salute, diciamo così, no? Adottare uno stile di vita che comprende anche questo aspetto qua, che è quello del curarsi perché ho una cosa particolare.